Questo è il punto. Ti sta sulle palle Stefano Gabbana e pensi che sia un imbecille. Questo è la cosa. Dai, Emilio, provincia di Napoli. Ciao tesoro, ciao. Emilio, dimmi. Sì? Dimmi, che c'è? Dimmi. Io volevo dire. Sì. Posso? Prego, siamo per carità, tanto volevo dire, perché non aprono le case chiuse? A questo punto le donne che si tolgono dalla strada corrono meno pericoli e quindi stanno più tranquille. Sì. Pagano le tasse e quindi il governo fa soldi. Sì. Giusto, fino adesso è tutto giusto. I fitti nero si ridurrebbero perché le case chiuse dovrebbero dichiarare pure che sono fittate. Tutto giusto, sei perfetto Emilio, non posso correggere una virgola di quello che stai dicendo. Perfetto. Ogni tanto i miei genitori me lo dicono. Scusa Emilio, quanti anni hai per curiosità? 91 anni. 91. E facevo il giudice di pace. Bravo, amico mio. E le cause le risolveva in un mese e mezzo, massimo 2 mesi. Quando c'eri tu. Quando c'eri io, ci mettono 3 anni. Tu hai vissuto anche il fascismo, immagino Emilio, no? Sì. E lui, quando c'era lui, che dici? Quando c'era lui mi ricordo c'era un po' di miseria, però dormivamo con le porte aperte. Non c'è dubbio, e anche questo mi sembra abbastanza. E stavamo tranquilli. Sì. E lei ha fatto il giudice di pace. La libertà è una cosa bellissima, quindi... Purtroppo la libertà. Purtroppo la libertà. Qualche sacrificio bisogna fare per la libertà. Dunque tu non sei... Quindi lei ha fatto il giudice di pace. Sì. È a favore delle puttane ed è un ex fascista. Sì. Ma non è fascista, loro hanno un tesoretto tra le gambe, lo vogliono sfruttare. Esatto. Perché non lo possono sfruttare secondo legge? Amico mio, ma io ti voglio abbracciare, ma sei un genio. Ecco. Hai un tesoretto tra le gambe, un ex giudice di pace di 91 anni con qualche nostalgia o no? Tu non sai fare anche una buona vecchiaia alle persone anziane. Scusami, però per curiosità, a questo punto la domanda sorge spontanea. Sì, tu sei fascista o no? No, mi sembra, non sei fascista. Non sei fascista, Emilio? No. Io sono votato repubblicano, sono stato candidato al Senato per i repubblicani. Ecco, alle ultime elezioni cosa hai votato, Emilio? Così per alle ultime elezioni io voto Berlusconi. E adesso pure Berlusconi, sempre Berlusconi. Perché è un industriale, è una persona che da nulla ha creato quella ricchezza. Certo, non c'è dubbio. Salvini, per esempio, che ha fatto tutto quel casino per quanto riguarda le case chiuse. Sì. E poi non fa la niente. Prima cosa dobbiamo aprire le case chiuse, perché non le apre? Bravo, tecnicamente. Scusami Emilio, ma è un paese che non avrà possibilità, non però ha riscatto. Scusami, la cosa fondamentale da dire su Berlusconi è anche, insomma, grande amante della gnocca, questo tocca dirlo Emilio, no? Mi sembra. No? Anche questo ti piace di Berlusconi, immagino, no? Emilio. Certamente. Ma naturalmente. Ma ecco. C'è una cosa più bella, la più bella invenzione del Padre Eterno. Cosa? La figa dici, no? Tu come la chiami? La pucchiacchia, la figa, il tesoretto in mezzo alle gambe? Come la vogliamo chiamare? Io la chiamo... Il tesoretto. La farfalletta, chiamiamola farfalletta. Pure. Sì, stasera chiamiamola la farfalletta. Emilio, scusa, per curiosità, tu hai 91 anni. Non ci sono problemi. Cioè, scopi ancora? È uguale. Scopi? Sì. Ecco, ma come? C'è una moglie oppure è deceduta oppure ancora No, sto con una compagna. Di quanti anni, scusa? Ah, con una compagna. 91 pure lei. E scopate? Non ci possiamo lamentare. E scopate a 91 anni? Ma che sì, non ci sono problemi. Ma figurati. Aspetta un attimo, scusa, questa è molto interessante questa cosa. Figurati. Io penso che tutto parte dal cervello. Se il cervello funziona, funziona tutto. Oddio, pure il pisello ha la sua importanza. Amico mio, ha 91 anni, ma perché non se la mette via? Ma perché non se la mette via? Si mette in tranquillità davanti a un caminetto a leggere un libro. Perché? Ad ascoltare l'opera. Perché non mi posso mettere pure davanti al caminetto facendo le due cose. Ma ha 91 anni, amico mio, ma se la metta via un po'. Ma cosa basta. La metta? Se lo metta quel via lì, se lo metta, se non se la metta via quella voglia. Ma dico, perché? Se la metta ma via perché? Quella voglia. Ah, la voglia. Perché ha quella voglia il soggetto? Perché lei ha esercitato, forse anche malamente a lungo. Ma perché la sua piccola malamente? Scusa, uno Emilio, che ne parla ma così tanto. Tu vai ma a puttane o no? Non ho capito. A puttane ci vai o no? No, non c'è motivo, non c'è bisogno, perché sto in perfetta compagnia. Ma sta povera donna, 91 anni. Di regola, quando ero più giovane, sentivo una persona anziana che diceva che ti teneva più di una donna, sì, passava un guaio. Per mandare una bestemmia a una persona, ci hai conosciuto più di 2 donne insieme. Io ne ho conosciute 3 molto spesso insieme. Forse...
Hai sbagliato, forse qualche errore l'ho commesso, perché... Ma scusa, questa donna, questa tua compagna ha 91 anni, ma che cazzo c'ha? Adesso, con tutto il rispetto per le autorità civili, militari, politiche, in questo caso delle autorità degli anziani, ma in mezzo alle gambe che cosa c'ha? 91 anni, amico mio, ma che c'ha le ragnatele? Che c'ha in mezzo alle gambe? 91 anni? È la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa, 91 anni, amico mio, non è la stessa cosa. Comunque, vabbè, come fai ad alzare? Ancora ti si alza, questo è il punto. Non ho capito. Ancora ti si alza? Ah, certamente. Certamente, non c'è dubbio. Ma con quale frequenza? Dov'è tua moglie poi, la tua compagna? Dove sta adesso? È con me. Adesso, qua? Ma è una presa di scuola. Ma passamene un secondo, me la puoi passare? La posso passare? Non lo so se lei che dice. Pia? Pia si chiama pure. Pure Pia? Pure Pia si chiama. Questa non sa un cazzo. Pia, si è messa in mezzo. C'è la Radio 24. C'è Radio 24, ha chiamato lui. Io volevo domandare dal punto di vista sessuale come stanno le cose. Pia, amici miei. C'è Radio 24, che ti vuoi domandare. Ma non è Radio 24 che ha chiamato, scusi, come stanno le cose? Sì. Ma te la passo. Io sto qua, per carità. Siamo qui in attesa, in dolce attesa. Pronto? Pia, scusami, ciao, buonasera. Buonasera, quanti anni hai, Pia, scusami? Buonasera, signora. Scusami, quanti anni hai, Pia? Pia? Io quanti anni ho? Sì. 92. 90 pure, 92. Scusa, ma prima il tuo compagno, Emilio, ci stava dicendo che ancora avete attività sessuale, o sbaglio? Sì. Ma io non sento niente con sto telefono. Te credo, pure 92 anni anche. Cioè, io tengo 92 anni. No, ma dico, ci senti o no? Oppure c'è qualche problema? Ci senti? Sì. No, è problema di telefonino. Di telefonino, scusami, 92 anni. Il tuo compagno, Emilio, ci ha detto, sì, tuo sì, compagno, ci ha va detto... tutto bene, a gonfie vele. Cioè, ancora... Ti interessa questo? No, ma mi no, ma scusa, l'ha detto lui. Allora, Pia, che dici, Crucia? No, ma ho capito, Emilio, ma mi sembra incredibile questa signora. Hai offeso la signora, Ma non ho detto che... Ma perché l'ha offesa? Non l'ha offesa. Hai giocato con i suoi sentimenti, con quelli della signora. Ripassami un attimo, Pia, che non è molta Pia, che non è molto Pia, mi pare di capire, no? Cioè, perché c'entra? Ma sto scherzando, ma che tipo di sesso fate? Questo è da capire, Emilio, cioè che tipo di... Quello che si faceva sempre. Cioè, sesso di tutti i tipi, di tutti i tipi. Avanti, indietro, sopra e sotto. Cioè, pure dietro. Ma cosa dici? Certamente. No, dietro là è un poco meno. Perché un poco meno? È un poco meno perché... Ma che porcheria è? Io sono basito. Perché un poco meno? Scusami. Perché è meno duro di quando tenevo 20 anni. Mamma mia, che porcheria. Ma 90, ma basta con sta roba. È una cosa oscena. Ma che vuole questo scema che sta a te? A 91 anni, ragazzi, è un'immagine agghiacciante. Ma perché agghiacciante. Lui prende le pillole? Prendi le pillole. Ma quali pillole? Ma quali pillole io? Ma quali pillole? È agghiacciante il racconto che fate. Ma che è agghiacciante? Dimmi, posso dire una cosa? Se tu hai qualche dubbio, puoi dire tutto tu, Emilio. Puoi dire tutto. Se hai qualche dubbio, sì, se c'è una moglie, sì, facciamo un esperimento con la moglie. Cioè, in che senso? Scusa, non ho capito. Cioè, vuoi fare a tre? No, solo con la moglie. Cioè, si vuole che lui ha la prova che a 91 anni si può ancora. Ah, tu dici, tu vuoi trombarti la... No, perché lui non ci crede. Ah, vuoi trombare la moglie di Davide? Ma no, per dargli la prova che è ancora possibile. Senta, io voglio dire che questo, la moglie... Scusi, la signora Pia pratica il sesso orale? Pratica la signora... Ma che porcheria! No. È un film dell'orrore, è Dario Argento sta roba! Ma che stai dicendo? Un film dell'orrore, quelle sciocchezze che dici siete tu? Siete un film dell'orrore. Scusami, Emilio, ma io... Cruciani e lei siete un film dell'orrore. No, tu sei un film dell'orrore. Dell'orrore, io voglio capire una cosa. Fate quello che volete, ma non parlatene in pubblico. Aspetta, no, tu, lei, caro Cruciani, allora, e lei, zitto, caro signore zitto, Emilio. Emilio, lascialo perdere. Voglio capire, la signora Pia pratica sesso orale o no? Certamente. Certo, ma naturalmente. Ma qual è il problema? Ma dov'è il problema? Ma la ripassi un attimo, voglio salutare. Ma dov'è il problema? La voglio salutare. Mi dispiace di chiamare lo scemo che sta a fianco a te. Dov'è il problema? Non c'è nessun problema, è lui che si fa troppi scrupoli, amico mio. Che vuoi fare? Ma lui, secondo me, si è rovinato. Rovinato no, ma è le sue cose. Mi fai salutare definitivamente la signora Pia? Veramente lo sento come una cosa importante da salutarla. Chiamala un attimo, chiamala, Amy. Chiamala un secondo. Pia. Cruciani vuole salutare, dai, solo un saluto veloce. Pia. Cruciani ti vuole salutare. Dopo devo dirti anche un'altra cosa. No, Cruciani. Però Emilio, calma, adesso non è che possiamo fare radio. Da dove chiami poi? Da che città Pronto? Chiami?
Sì, Pia, ti volevo salutare. Sei stata... grazie, molto gentile. Comunque è tutto a posto dal punto di vista sessuale tra voi. No, ma è incredibile come ancora a 91-92 anni ancora trombate. È una cosa speciale, straordinaria, o no? Certo. Certo, no, ma certo. Tu come lo dici? Trombare, fare l'amore, scopare? Com'è che parola pronunci? Che parola usi? Io dico fare l'amore. Fare l'amore. Che l'amore è la parola più bella per me. 92 anni, ragazzi miei. 92 anni. Amica mia. Ma 90. Mi dica un poco, perché questa telefonata? E come siete arrivati a noi? Ha chiamato suo marito. Signora, mi dispiace doverla deludere. Ma ha chiamato suo marito qua. Questa è la cosa agghiacciante. Ha chiamato Emilio. Non so, avete chiamato voi? No, lui sono... sì, vabbè, comunque vedete di voi. No, Pia, ho chiamato Pia, ho chiamato io. Ma figurati, adesso lo salva. Non siamo chiaro che l'ho chiamato io. Per dire la persona delle case chiuse, perché adesso finalmente prende le sue, adesso si piglia le sue, caro. Perché la signora Pia adesso... No, Emilio, puoi dire tranquillamente a Pia che ho chiamato io. Ma figurati. Ho chiamato io. Perché lo salvi? Perché lo salvi? No, ma tra di noi. Ma no, per l'amor di Dio, parli noi, non ci sono... Non ci sono problemi. No, non mi pare felice di queste sue rivelazioni. Non è che per caso sapevo però. Che avevo chiamato perché non... Ma non è che per detto. Caso la signora Pia squirta, no? Non ho capito. Non è che squirta la signora Pia, no? Ah, no, ma che schifo. No, vabbè, così, non ho utilizzato un'espressione che non conosci. Emilio, sai cos'è lo squirt? No, a 91 anni non lo sai che cazzo. No. Squirt. No, questa parola non la conosco. Ti abbraccio, Emi, ti abbraccio. Ti volevo dire un'altra cosa. Veloce, velocissimo. Veloce. Dimmi. Per esempio, il Parlamento, la cosa più noiosa. Potrebbe fare una legge in cui con la quale si dice... Sì. I condomini con 15 condomini devono obbligatoriamente assumere un portiere. Vabbè, immagini questo... quanto posti di lavoro. Adesso che cosa? Perché ridi? No, ma è la cosa, si passa dalla trombata con la moglie al fatto a creare posti di lavoro. Comunque Emilio, meglio Emilio di Di Maio. Fermo lì. Su questo non ci sono. Lui in Di Maio al massimo avrebbe potuto fare la domanda per Bidello. Fermo là, ciao. Perché il titolo di studio che tiene può fare quello e non avrebbe avuto nemmeno ciao, la nomina Emilio, perché non ciao, tiene ex giudice di pace numero uno. Ciao. Mamma mia. Attenzione, l'ascolto del...